ognuno mette quello che può, quello che vuole, quello che significa. Do la parola a Fabrizio De Sanctis, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia provinciale di Roma. Grazie veramente a tutte e a tutti, buon 25 aprile! Grazie di aver risposto in modo così imponente all'appello delle associazioni della resistenza e dell'antifascismo. Oggi siamo veramente tante e tantissimi, non si vede la coda del corteo, è il più grande 25 aprile di tutti gli ultimi anni. Grazie veramente a tutti. E grazie soprattutto, permettete, alle partigiane e ai partigiani che sono qui con noi in piazza. Grazie al sindaco di Roma, il professor Roberto Gualtieri, che ci porta il saluto di tutta la città. Grazie di essere con noi. E sarà con noi il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini. Ed è veramente con felicità questa festa così imponente. Grazie a tutte le associazioni che con noi hanno promosso l'appello, le associazioni appunto della resistenza e dell'antifascismo, degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, dei prigionieri politici italiani dell'antifascismo, delle famiglie italiane dei martiri, dei soldati internati nei campi di concentramento, alle altre associazioni partigiane, la FIAP e la NPC. Il 25 aprile del 45 l'insurrezione vittoriosa e la rivolta delle città del nord segnò la fine della dittatura nazifascista. Per questo oggi è un giorno di festa per tutti. Buon 25 aprile quindi a tutti e ripeto anzitutto alle partigiane e ai partigiani, perché è per loro se siamo qui oggi. E dobbiamo alla resistenza se dopo la seconda guerra mondiale l'Italia, a differenza degli altri paesi dell'asse sconfitto, poté dotarsi liberamente della propria Costituzione. La resistenza riscattò l'onore del nostro paese nella lotta mondiale contro il nazismo e i suoi alleati. Il popolo italiano non restò infatti ad attendere, ma combatté per la propria liberazione. Il nostro pensiero va agli oltre 50.000 partigiani caduti, a tutte le vittime delle più di 2.000 stragi nazifasciste nel nostro paese, agli oltre 150.000 civili che persero la vita, alle intere famiglie di ebrei deportati nei campi di sterminio, arrestati grazie alla criminale collaborazione dei fascisti, agli oltre 30.000 lavoratori deportati, agli oltre 2.500 carabinieri romani che furono deportati, ai quasi 1.000 uomini rastrellati al Quadraro, agli oppositori del regime costretti al silenzio, all'esilio, alla prigionia, al confino, quando non alla morte, a Giacomo Matteotti, ai fratelli Carlo e Nello Rosselli, ad Antonio Gramsci. Le partigiane e i partigiani romani appartenenti a tutte le formazioni, a tutti gli orientamenti politici, oggi così squallidamente vilipesi, colpirono il nemico ogni giorno e ogni notte dei 9 mesi di occupazione nazifascista della nostra città. Roma non fu la comoda e pacifica retrovia delle truppe tedesche. Questa era la ferma direttiva del CLN ed era anche una richiesta strategica degli alleati. In città regnava la fame,
vi erano state, abbiamo detto, deportazioni, rastrellamenti, fucilazioni, torture indicibili. Scusate, fate spazio, c'è bisogno di un'ambulanza immediatamente. Ma queste orribili vicende non impedirono a migliaia di donne e di uomini, spesso ragazzi, di prendere le armi senza aspettare che qualcuno donasse loro la libertà, perché così avevano imparato dal Risorgimento che la libertà non si riceve in dono, ma si conquista, e fecero della nostra la capitale occupata che più dette filo da torcere ai nazisti e ai loro collaboratori fascisti. Così, quando finalmente in città giunsero le truppe alleate, il popolo di Roma poté accoglierle non solo festante, ma a testa alta, perché aveva combattuto e aveva contato i suoi caduti, anche per le offese ricevute. Rendiamo onore ai GAP centrali del Partito Comunista, che il 23 marzo del 44 portarono a compimento a Via Rasella una delle più importanti azioni militari della resistenza europea contro truppe SS armate di tutto punto, non certo dei musicanti. Rendiamo onore anche per le offese subite ai martiri delle fosse ardeatine, barbaramente trucidati, perché partigiani, ebrei, antifascisti. Oggi il Presidente del Senato ha promesso di fare qualcosa che metterà tutti d'accordo. Bene, aspettiamo le sue dimissioni. Ringraziamo invece l'Assemblea del Campidoglio per l'approvazione pochi giorni fa della mozione che, in accoglimento delle nostre richieste formulate al sindaco, impegna il comune a intitolare 4 strade di Roma a 4 comandanti partigiani, alla medaglia d'oro Carla Capponi, al comandante Mario Fiorentini, il leggendario partigiano scomparso da pochi mesi, al comandante Rosario Bentivegna, Sasà per tutti. E una quarta strada all'indimenticato presidente dell'ANPI di Roma, Massimo Rendina, il comandante Max. E grazie anche per aver deciso finalmente di apporre una targa a Via Rasella in ricordo dei fatti eroici della Resistenza. A uomini come questi e ai loro compagni il nostro paese deve fedeltà, fedeltà alla Resistenza, e significa fedeltà alla Costituzione. Quando ci dicono che la Costituzione va cambiata perché sarebbe vecchia, no, non è così, la vogliono cambiare perché è antifascista, perché i suoi principi traducono i valori della Resistenza. La Repubblica Democratica fondata sul lavoro è il contrario del fascismo, e il disegno di giustizia sociale della Costituzione è il contrario del fascismo. L'orizzonte della Costituzione è la dignità di ogni persona umana, è il progresso, la partecipazione di tutti i lavoratori alla direzione del Paese. Il rispetto dei diritti umani, il diritto di asilo sono il contrario del fascismo. L'uguaglianza, la pari dignità sociale dei cittadini, senza distinzioni del colore della pelle, di religione, di sesso, di opinione politica, sono il contrario del fascismo e sono quelli della tolleranza valori attualissimi, anche quando si esprimono in forme nuove. Lo testimoniò al Gay Pride la nostra cara compagna, la partigiana Tina Costa. E il ripudio della guerra è il contrario del fascismo. Il fascismo fu religione della morte, culto della violenza, dell'odio e della guerra.
Alla lotta armata i partigiani furono invece spesso costretti, ma anche quando impugnavano le armi lottavano per un mondo diverso, un mondo fatto di pace, di dialogo, di fratellanza tra i popoli, di giustizia sociale. Pensiamo alla gappista romana venuta d'Alsazia, che amava i tedeschi, a Lucia Ottobrini e al suo dolore nel dover combattere. E a chi già prigioniero e prossimo al martirio ammoniva contro l'odio che in futuro si sarebbe potuto serbare contro l'intero popolo tedesco. Pensiamo al comandante Leone Ginzburg. La pace è bene primario ed assoluto sempre. È necessario da parte di ogni sincero antifascista un approfondito esame su quello che sta succedendo nel mondo, su quello che stiamo rischiando, sulle armi nucleari, il generale riarmo dell'Europa e del mondo, le minacce di guerra mondiale che vengono dall'escalation bellica non solo in Ucraina, di olocausto nucleare, i rischi della stessa rottura dell'equilibrio climatico del nostro pianeta. Per un rinnovato, determinato, incisivo impegno per la pace di tutti, nel nostro paese e dell'Unione Europea anzitutto, che siano nuovamente protagoniste della diplomazia e del dialogo. Non solo la pace, anche la democrazia parlamentare è il contrario del fascismo. Il fascismo che tutto sottomise ad un uomo solo nell'interesse dei pochi e che schiacciò l'intero popolo conculcandone ogni libertà. Sono questi principi irrinunciabili. Per questo non ridiamo quando si difendono i governi illiberali dell'Ungheria, che strizza l'occhio all'antisemitismo, governo così caro alla nostra Giorgia Meloni, e della Polonia, governi che fanno strame dello Stato di diritto, che calpestano l'autonomia, l'indipendenza della magistratura, la libertà di associazione dei partiti politici, la libertà di stampa e gli stessi diritti dei lavoratori. Nessuna ambiguità è possibile sulla nostra storia, né è tollerabile, tantomeno da alte cariche dello Stato. È necessaria la condanna senza appello del fascismo, così come è necessaria, perché è troppo grave, la ricerca della verità sugli anni 60 e 70 e sulle stragi fasciste, come sulle stragi della mafia. Una storia di violenza che non comincia nel 1970, come è stato proposto per una commissione parlamentare. Come tacere che 20 giorni prima, il 12 febbraio 1969, si compiva la strage di Piazza Fontana? Ed era già da Portella della Ginestra che si è cercato di impedire che il nostro paese avanzasse sulla strada aperta dalla Resistenza. Non è tollerabile quindi che si aprano a Brescia, città dei caduti del 28 maggio 74, sezioni di partito intitolate a Pino Rauti. Non è tollerabile! E lo diciamo quindi ancora più forte che in passato. Bisogna sciogliere tutte le organizzazioni fasciste e da Roma bisogna sgombrare le sedi di Casa Pound, a Via Napoleone III, a Ostia, e non bisogna accoglierli nelle proprie liste elettorali. Viva Roma, città medaglia d'oro al valor militare per i fatti della Resistenza, e medaglia d'oro al valor civile per i suoi quartieri, per il Quadraro, per il Centocelle, per l'apporto della popolazione alla Resistenza. Grazie a tutti, gli antifascisti e le antifasciste che sono qui. Diciamolo ancora una volta, viva i partigiani, viva il 25 aprile, viva la pace e la libertà. Grazie.